bravissima persona, una persona squisita, con tutte, non con uno, con tutti. È stato un peccato. Onestamente mi mancherà tanto. La commozione è palpabile tra i fedeli laici come tra i sacerdoti di tutta la diocesi di Trapani. Nel giorno dell'addio a Don Michele di Stefano, il 79enne parroco di Ummari, ucciso mercoledì notte nella sua casa, hanno risuonato con forza le parole di saluto a nome di tutti i confratelli pronunciate dal vicario Don Liborio Palmeri. Quel colpo che hai ricevuto oltraggiosamente e vigliaccamente nel sonno, tu inerme, tu anziano, tu onesto, ha raggiunto tutti noi. Una comunità segnata dalla In perdita di te un siamo punto di stati riferimento per colpiti giovani, tutti. adulti e anziani, ma soprattutto per i poveri. La sua casa era sempre aperta, anche la notte. Forse questo lo sapeva anche chi si è presentato per assassinarlo, colpendolo nel sonno con un bastone. I motivi del gesto sono tutti da decifrare. Difficile credere a una rapina, visto che era risaputo che Don Michele non teneva mai soldi con sé, solo l'indispensabile per aiutare i bisognosi. La procura indaga, mentre la Chiesa, per bocca dell'arcivescovo Plotti, invita a vincere il clima di violenza che si respira giorno per giorno, divenendo operatori di pace e di giustizia. Questo voleva Don Michele e noi vogliamo accogliere come suo testamento spirituale proprio questo: lavorare per diffondere il bene, perché nonostante tutto il bene trionferà se ci crediamo.